ripercorrere la storia dell'automobilismo italiano e nel contempo promuovere i cani cattini bagni al territorio ebleo attraverso la sua storia, la cultura, le bellezze paesaggistiche e architettoniche delle facciate Liberty nel centro abitato, le tradizioni, le risorse enogastronomiche e le produzioni dell'eccellenza agroalimentare e artigianale. È stato l'obiettivo del primo raduno Alfa Romeo che si è tenuto domenica 30 ottobre ed è stato promosso dalla Proloco di Cani Cattini Bagni in collaborazione col Catania Club Alfa Romeo, l'amministrazione comunale e le realtà associative e produttive della città. Una bellissima giornata questa di oggi. È una festa per noi, la prima manifestazione abbiamo organizzato appunto dalla Proloco col patrocinio del Comune di Cani Cattini Bagni e dell'Unione dei Comuni. I ringraziamenti innanzitutto al Catania Club Alfa Romeo che ci ha fornito il pretesto per svolgere questa giornata stupenda. Le macchine sono dei gioielli, ve ne parlerà sicuramente il presidente. Noi il pretesto è stato quello, cioè la festa vera è stata quella di riunire le auto con gli stand delle nostre aziende, cominciare a lavorare in sinergia tra autovetture, club quindi sportivi e aziende che vanno a produrre quelli che sono i nostri prodotti di punta enogastronomici. Abbiamo puntato sull'olio, sul miele e prodotti che sono già certificati da tempo per la loro qualità sia a livello nazionale che regionale. E oggi tutto questo pubblico non può che può degustarli con il nostro tradizionale pane di casa, con le crespelle tradizionali. Abbiamo cercato di fare una sintesi di quella che è il nostro obiettivo per il futuro: vivacizzare i cani cattini, portare avanti quello che sono i nostri prodotti enogastronomici e farlo in una cornice di gente e pubblico e in periodi magari diciamo destagionali, non centrali, ogni mese. Se riusciamo è veramente un successo, noi siamo veramente contenti e ringraziamo tutti. Una giornata per assaporare la calorosa accoglienza, dunque l'ospitalità di Cani Cattini Bagni, città del Liberty e della musica, e conoscere la storia di una delle più prestigiose auto italiane del mondo, l'Alfa Romeo. Siamo contenti di essere qui oggi, l'invito è stato veramente gradito, ringrazio il presidente della Proloco, il sindaco e l'amministrazione comunale per l'accoglienza, per l'invito, siamo veramente contenti di essere qui. La partecipazione è stata massiccia sia da parte dei miei soci, che vedo anche tantissime persone di Cani Cattini Bagni che sono venuti qui per vedere, per ammirare le nostre autovetture che abbiamo esposto stamattina in mostra statica. Le autovetture vanno dagli anni 60, dalla Giulia al Spider, Alfetta, Giulietta. Abbiamo portato 40 autovetture fra le più le Young Timer, che sono le CTV Spider, che anche loro ormai sono quasi trentennali. Quindi veramente un bel parco auto che siamo contenti che voi appreciate e potete ammirare oggi l'intera giornata. Le auto sono state radunate e si sono mosse in corteo per via Vittorio Emanuele, via Canale, via 20 Settembre, con la presentazione tecnica delle singole autovetture davanti al Palazzo Municipale, poi esposizione delle auto in piazza 20 Settembre. Una piazza che ha anche accolto gli stand per la degustazione di prodotti tipici locali e ha promosso la conoscenza delle produzioni eccellenti del territorio canicattinese, col miele, olio, sapone, latte d'asina, cannoli, zeppole e molto altro. Nel corso della giornata, peraltro, sono state previste visite al Museo Tempo, il Museo del Tessuto, dell'Emigrazione e della Medicina Popolare del Comune di Cani Cattini, inseriti nel sistema Rete Museale Ebleo e dell'Ecomuseo degli Iblei, all'antica cripta della Chiesa Anime Sante del Purgatorio. I percorsi guidati sono stati effettuati sia nel centro abitato, per conoscere la bellezza architettonica delle facciate Liberty, dei palazzi canicattinesi.